Sono un bel po' di anni che ci battiamo con l'amministrazione comunale di Catanzaro per poter avere una piazza dedicata ai martiri delle foibe. E finalmente quest'anno, nel 2016, siamo riusciti ad avere una piazza molto grande intitolata ai martiri delle foibe. Per 60 anni non si è parlato di questo olocausto dove sono morti italiani, 20.000 italiani, dove 350.000 italiani sono stati esiliati, quindi per questo è giusto ricordare questo giorno. Si è formato un comitato 10 febbraio qui a Catanzaro proprio per poter racchiudere tutte le sigle cittadine e la gente comune che tiene a questa giornata e che vuole ricordare quelle vittime. Questa decisione nasce da un gruppo di consiglieri comunali, due per la precisione, io e Mimmo Tallini, due consiglieri comunali che proveniamo dalle file del Movimento Sociale, che abbiamo deciso qualche mese addietro di proporre questa iniziativa per rendere giusto merito ai martiri delle foibe e aprire, come dire, no, anche un capitolo in questa città di storia patria che non se n'era mai parlato, non se n'era mai discusso e ci sembrava giusto come dire, portare avanti, soprattutto oggi che è il giorno della memoria, questo tipo di proposta che non è solo politica. Per me personalmente considero questa iniziativa come dire, come il compimento anche della mia attività politica cominciata a 13 anni nel 1980 quando mi sono iscritto al Fronte della Gioventù, e oggi per me, ripeto, una giornata molto particolare, una giornata molto importante perché tant'acqua è passata sotto i ponti, però come dire, era ed è giusto non dimenticare quegli avvenimenti che ci hanno portato ad avvicinarci nella politica, nella fattispecie a me mi portarono nel 1980 ad avvicinarmi al Movimento Sociale Italiano e alla sua organizzazione giovanile che era il Fronte della Gioventù. Questa storia che era conosciuta soltanto da una parte, con l'istituzione del giorno del ricordo, è diventata una storia condivisa dell'intero paese. È diventata una storia condivisa dall'intero paese perché per fortuna anche con la legge dello Stato è stata riconosciuta questa giornata, se ne sta cominciando finalmente a discutere nelle scuole, diciamo che venuti meno un po' i presupposti ideologici, un po' i personaggi che hanno tenuto sotto traccia questo tipo di problematiche, tra le virgolette, finalmente oggi si parla di quelle vicende terribili che riguardarono tantissimi nostri concittadini e finalmente oggi, come dire, si apre uno squarcio di verità intorno a delle vicende che, seppur sono tante lontane, hanno comunque riguardato tantissimi nostri fratelli italiani.